vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. È diretta per la prima volta dopo 12 anni, lo scrigno esce all'aperto ed è una puntata veramente unica, la prima nella storia di questa trasmissione. Vogliamo raccontarvi in presa diretta che cos'è la notte del 31 di ottobre, la notte di Halloween se vi fa più piacere, e vi mostreremo le varie peculiarità di Rivignano. Vedrete quante cose offre questa cittadina che si specchia nello Stella. Però io vorrei iniziare, lo sapete che è nel nostro perfetto stile, iniziare con la musica, con una musica alpina, e questa volta non è targata Rivignano ma è targata Talmassons. Iniziamo con un brano che non ha bisogno di grandi presentazioni, ovvero sia Siaracule Maracule, per voi che ci seguite in diretta. La cracule, la picciule, sinicciule, tal polvarna si tacule, o schiaracciule, maracciule, con la rucule, la coccule, la patate e le trappole, il patato un trappolo. Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la cracule, la picciule, sinicciule, tal polvarna si tacule. Maracciule, maracciule, culla rucule, la coccule, la patate e le trappole, il patato un trappolo. Allora, grazie, potete scendere, ma mi piacerebbe riavervi più tardi da queste parti, e come vuole anche la tradizione, quando trasmettiamo siamo in diretta la domenica e c'è il campanile della domenica. Questo, ricordo, è la trasmissione Lo Scrigno. Un saluto all'operatore che è qui all'interno di questo capannone, Paolo Bassi. In esterna Tommaso Ravo vi offrirà le immagini, eccole proprio in questo momento, di che cos'è Rivignano alle 21.10 del 31 ottobre. Veramente una bolgia piacevole di gente, anche perché poi dalle 22.45 ci si avvicinerà appunto alla discesa dell'Aquila, del Friuli, dal campanile, e a seguire lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Io mi avvicino al sindaco Mario Anzil. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora, intanto dobbiamo dire che fra poco saluteremo anche il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monastier, c'è un dibattito su che cosa? Al centro dell'attenzione, il Friuli. Sì, parleremo, discuteremo, ragioneremo se c'è un futuro per il Friuli. E questo è il tema della serata. Abbiamo voluto organizzare questa festa proprio dedicata al Friuli, in questa giornata in cui qui tradizionalmente a Rivignano inizia la Fiera dei Santi, proprio come orgoglio di riscoperta delle nostre tradizioni. Senta, è giusto definirla questa la notte di Halloween o ha un'altra definizione, sindaco? Ma il giorno dei Santi e dei Morti, da migliaia di anni, almeno da 1000 anni qui a Rivignano, si fa festa, questa è la nostra festa, noi non abbiamo necessità di imitare miti altrui, dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità, della nostra tradizioni. Siamo qui stasera per divertirci, anzi un appello a tutti i telespettatori che ci sentono adesso in diretta, venite
A Rivignano siete ancora in tempo, migliaia e migliaia di persone sono già arrivate, altre ne arriveranno a breve in quella che davvero sarà la più grande festa del Friuli di tutti i tempi, e se ci sarete potrete dire un domani io c'ero. Grazie Sindaco, dovremmo essere brevi perché poi c'è questo convegno. Vado un attimo dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monastier. Intanto grazie per la sua presenza. Le chiedo innanzitutto come si fa a salvaguardare le tradizioni popolari, direttore? Beh, organizzando appuntamenti come questi, per esempio, ha ragione il sindaco, c'è tanto di bello da fare, da ricordare qua, che appartiene alle nostre tradizioni, quindi come dire, continuare a celebrarli in questa maniera con una grande festa popolare è la risposta migliore a questa domanda. Ecco, senta, fra poco lei modererà questo incontro, da che parte sta andando il Friuli? Dalla parte giusta o contromano? Dipende da qual è la parte giusta, credo che stia andando un po' come tutte le regioni d'Europa e come l'Europa stessa in una fase di grande difficoltà, capire cosa ci attende è oggi molto difficile, diciamo che per fortuna, devo dire anche se qui c'è un po' di suggestione, per noi la Catalogna è un esempio lontano. Ecco, senta, è un pericolo Catalogna o un'opportunità Catalogna? Ma quando la gente si espone e si esprime con il voto non è mai un pericolo. Certo, lì c'è stato anche qualche errore, però il bisogno di libertà e in quel caso di indipendenza è un dato che va oggettivamente tenuto da conto. Allora, io vado dal professore Bertolissi, le chiedo di dirci un po', o meglio, di darci un'anticipazione di quello che sarà l'intervento fra pochi minuti, non lontano da qui, Bertolissi. Il Friuli, che fine farà, oppure che futuro ha il Friuli, se ha un futuro? Beh, un futuro ce l'avrà senz'altro, no? E io penso che possa essere anche molto positivo, perché ci sono nuove generazioni che devono affrontare il problema di chi siamo, dove vogliamo andare. Ora, se sapranno fare tesoro di una grandissima tradizione, che io vedo qui perché loro forse non lo sanno, ma i primi 6 anni della mia vita li ho passati a Rivignano. E quindi ho rivisto questi luoghi dopo 60 anni e forse è cambiato molto poco. Il fatto che sia cambiato molto poco è una grande speranza, perché vuol dire che ci si porta dietro il passato nella sua positività. E il passato positivo diventa una proiezione e una speranza verso il futuro. Senta, professore, il Friuli ha bisogno di un salto di qualità o va bene così? Dunque, io penso che il salto di qualità sia un imperativo per tutti. È inutile dire, l'ha accennato un istante fa anche il direttore Monastier, i tempi sono tempi di difficoltà sicuramente, e sono le difficoltà in modo particolare sono intense, perché il tempo che va e ti proietta oltre la quotidianità tende a recidere i legami con te stesso per molti aspetti, quindi poi la globalizzazione, metteteci tutto quello che volete. Ora, qui non si tratta di rientrare nelle caverne, evidentemente, e di ricostituire un passato, perché sarebbe un'enorme debolezza, ma quello di interrogarsi, ad esempio, visto che si parla del Friuli, sulla specialità del Friuli, non come categoria astratta, ma come senso, c'è ancora, non c'è? E quest'anno si è celebrato un 40esimo, mi pare, cosa era? Quello del terremoto, giusto? Della ricostruzione dell'anno, no, ma della legge statale che era del 1977, quindi 40 anni. Quella è stata un'occasione importante, perché si è potuto, da parte di chi ha vissuto quei tempi, mettere insieme l'orgoglio di chi ha saputo ricostruire insieme alla grande, enorme, straordinaria solidarietà del Paese. Ecco, ripensare queste cose che sono stati i grandi valori e portarseli dietro e costruire partendo da queste premesse credo che sia un dato di grande positività. Concludendo, direttore, che pensieri farà stasera vedendo l'Aquila del Friuli scendere dal campanile di Rivignano? Mi fa piacere, vorrei che ce ne fosse una per ogni campanile del Friuli, che lo facessimo più spesso anche nei centri maggiori, anche a Udine per esempio, che a volte mi pare la meno friulana delle città del Friuli.
Allora io ringrazio il professor Bertolissi, il direttore del Messaggero Veneto Omar Monastier e ovviamente anche il sindaco di Rivignano Mario Anzil che fra pochi istanti daranno vita a questo dibattito sul futuro del Friuli. Io direi di andare con il primo servizio relazionale, come ben sapete ben volentieri raccontiamo le piccole grandi realtà del nostro territorio. Io vorrei iniziare con il ristorante e le Mondine che siamo stati a visitare qualche giorno fa io e Paolo Bassi, non lontano da qui, ovvero sia veramente a due passi da qui, per voi. E allora entriamo dopo aver apprezzato l'esterno di questa di questo trattoria, ristorante albergo alle Mondine, siamo a Fraforeano, in un luogo incantevole dove l'intimità la fa da padrone, siamo veramente a due passi dall'autostrada. Enrico Artini è uno dei soci di questa attività e vedete che sta spinando la birra, anche perché lo faremo nella seconda parte, vi porteremo a vedere come si produce la birra, visto che il mastro birraio è in piena attività in questo momento. Allora Artini, ben ritrovato. Ben arrivati, buongiorno a voi. Allora, ci racconti un po' che cosa trovano i clienti all'interno di questo locale, che tra l'altro ha connotazioni particolarmente storiche. Beh, in questo locale noi abbiamo ristorante con pizzeria e 20 camere. È un luogo molto particolare, accogliente, soprattutto tranquillo, in mezzo alla campagna rurale friulana e quindi siamo anche in mezzo a posto di tradizioni. Ecco, senta, io citavo, facevo proprio un accenno alle risaie, alle Mondine. Sì, fino ai primi anni 60 qui c'erano grandi coltivazioni, tabacco, riso, bacche da seta, uva, una delle terre più fertili del Friuli. Il discorso delle risaie era proprio in questa zona, questo era un vecchio magazzino di lavorazione e stoccaggio del riso. Ecco, Paolo è già andato a curiosare, più là ci sono delle immagini che fanno che circondano appunto i tavoli di questa sala, un luogo che si presta anche per cerimonie e grandi eventi. Sì, abbiamo tre grandi sale, quindi possiamo organizzare cerimonie e eventi, alcune sale piccole, una saletta riservata che è anche sala fumatori dove organizziamo degli eventi di degustazione con sigari, pipa e la nostra birra ovviamente. Ecco Artini, dobbiamo dire, chiunque entri qui è soddisfatto, nel senso che chi non vuole la cucina può anche ordinare una pizza. Sì, anche la pizza, anche per la pizza teniamo la stessa filosofia della nostra cucina, cioè pochi piatti, selezionati, abbiamo uno staff molto giovane, quindi la ricerca di recuperare le tradizioni, i prodotti tradizionali, però con un po' di innovazione. Recuperiamo anche prodotti delle valli del Friuli, quindi l'asino, la pitina, la rivediamo e ovviamente in molti piatti usiamo la birra come componente. Ecco, lei diceva prima delle camere, siete a due passi dal casello autostradale di La Tisana, quindi c'è questa possibilità. Sì, abbiamo 20 camere in una località molto tranquilla, spesso i nostri clienti vengono qui proprio o per la vicinanza al casello oppure essendo abbastanza vicini in ogni caso da Codroipo, Villa Manin, da Lignano e Bibione, riescono qui a pernottare in tranquillità e poi si spostano nelle loro destinazioni. Molti stranieri anche approfittano poi del treno per andare a Trieste e Venezia da qui. Allora approfittiamo dell'occasione per dire, voi siete individuabili grazie anche a un sito internet? Sì, certamente, abbiamo il sito www.ristorantelemondine.it e poi chiaramente ci trovate su Google, Facebook, Instagram eccetera eccetera. Nuovamente in diretta da Rivignano, è in corso la festa dei Santi, la festa di Halloween, e faccio sempre questa differenziazione per chi ci sta guardando da casa e vuole essere anche questa l'occasione per parlare di Rivignano. Lo faccio con Vanessa Vello, assessore alla sanità e al volontariato del comune di Rivignano Teor e Solidarietà Fiera. Buonasera Vello. Buonasera. Allora, devo dire che Rivignano risponde dal punto di vista dell'associazionismo sempre alla grande e non a caso molte trasmissioni dello scrigno sono state dedicate a argomenti che ci portavano a Rivignano. Ma che cosa c'è? Un'aria speciale da queste parti? Ma probabilmente sì, è anche vero che la Fiera dei Santi, come ha detto bene prima il sindaco, è una fiera che ha una tradizione centenaria. Ed è una grande manifestazione ed è grande soprattutto perché ci sono tante associazioni e quindi ciò vuol dire
centinaia di volontari che lavorano per la realizzazione di questa manifestazione, che però riesce bene ogni anno, e di questo dobbiamo essere veramente orgogliosi. Senta, in questo momento stanno andando le immagini che sta girando in esterna Tommaso Ravo. Quanti abitanti fa Rivignano? Allora, Rivignano Teor, perché ora parliamo del comune di Rivignano Teor, fa 6.400 abitanti all'incirca. Però voglio dire, questa è la dimostrazione, è una festa che si ripete, una festa di tradizione che attira ed è attraente. È visitata ogni anno da decine e decine di migliaia di veramente visitatori, e oserei dire centinaia di migliaia. Quindi questo è veramente, ripeto, un motivo di grande orgoglio per noi. Ecco, e vedete, quindi questa è la piazza di Rivignano. Quanti volti abbiamo visto proprio prima nella sfilata delle maschere, molte le maschere protagoniste con dei bambini. Abbiamo sentito anche qualcuno che arrivava da Roma, da Treviso. Sarà che magari c'è anche il ponte per le scuole, ma evidentemente si viene anche per questo evento. Si viene, è molto conosciuta ed è non è solo una fiera locale, è davvero ormai una fiera conosciuta al di fuori della nostra regione, e quindi questo è bellissimo davvero. Quante associazioni ci sono a Rivignano? A Rivignano Teor ci sono più di 50 associazioni e tutte attive, ben attive. Quando dice attive, cosa vuol dire? Vuol dire che hanno molti iscritti e che fanno tantissime attività e iniziative ogni anno, per tutto l'anno. Grazie Vello, e fa bene la regia che saluto di Pierangelo Buttazzoni a fare questo mix fra noi che siamo in questo capannone e riscaldato, e ringrazio l'assessore Massimo Tonizzo che è sempre una garanzia. E andiamo da un altro ospite, grazie Vello. Grazie a voi. E andiamo da questo signore che è il presidente della Proloco di Rivignano, e Enrico Guatto, che ha quanti anni? 24, sono diciamo proprio nuovo come presidente di questa associazione che adesso rappresento in questo momento, e diciamo all'interno di questa manifestazione noi ci occupiamo principalmente la parte logistica di tutta la manifestazione, ma una delle attività diciamo che andiamo principalmente ad organizzare è la marcia lunga naturalistica che si svolge il 1 novembre, quindi domani mattina. Ecco, domani mattina dovremmo avere anche delle immagini che il nostro Buttazzoni ha preparato. Dove si va con questa marcia lunga naturalistica? Allora, questa marcia naturalistica diciamo si sviluppa su tre percorsi, principalmente un percorso da 5 km, uno da 10 km e uno da 17 km, tutti all'interno del Parco dello Stella. Ecco, a che numeri puntate domani? Diciamo, fino ad ora abbiamo avuto un buonissimo riscontro, questa è la 17ª edizione della marcia lunga naturalistica Parco dello Stella, e l'anno scorso abbiamo raggiunto le 1.800 presenze. Quindi diciamo, ci auguriamo che quest'anno siano ulteriormente insomma in aumento, e comunque sappiamo che è una manifestazione o comunque un evento che è sentito a livello. Eccole qui, grazie a Buttazzoni che questa sera è un po' più lontano rispetto al solito. Questo è anche un modo, una vetrina per dimostrare a chi viene a chi non conosce Rivignano, le sue bellezze naturalistiche, di che cosa siete capaci. Certo, sicuramente questa manifestazione, ci tengo a dirlo insomma, che viene supportata dalla FIASP, la FIASP regionale, che dà comunque il suo contributo anche a livello pubblicitario all'interno della marcia. Insomma. Ecco, Guatto, posso azzardare che domani si supererà quota 2.000? Beh, diciamo che è una speranza grandissima, insomma, che ci auguriamo, e ci tengo a dirle di sì, insomma, ecco, anche a fronte della pubblicità che è stata fatta per questa manifestazione. Grazie al presidente della Proloco di Rivignano. Vi ricordo tra l'altro che, è così un'informazione di servizio, il mercato, quello bello e importante, si svolgerà il 2 di novembre. Sì, esatto, il 2 di novembre, che si svilupperà durante l'arco di tutta la giornata. Massimo Piton, cede il microfono, presidente della Proloco. Dobbiamo parlare di Rivignan in Zal Mostra d'Arte. Scusami, buonasera a tutti. In Zal nel senso che... In Zal per due motivi fondamentali, è il colore, diciamo che gli artisti, 20 artisti che si trovano qui alle nostre spalle,
in esposizione, sono 20 artisti provenienti da tutta la regione e primeggia, diciamo, il colore giallo. Ma oltre agli artisti abbiamo portato anche due scrittori, due gialli importanti, Flavio Santi e Rocco Burtone, che sicuramente conoscete. Che vedremo fra poco. Sì, ok, perfetto. Ecco, quindi dopodiché ci saranno anche delle presentazioni di raccolte di poesia e tutto quello che riguarda l'arte, quindi l'arte a 360 gradi, per una fiera dei Santi dove l'anno scorso ha risposto in un modo positivo. Ecco. Ecco, questa quindi è la Fiera dei Santi, quindi certo. Enogastronomia, ma anche cultura. Ecco, io mi auguro e invito anche un po' i partecipanti a venire da noi a vedere quello che gli artisti fanno. Ecco. Perfetto. Chiedo scusa. Delle pillole, perché abbiamo veramente tanti ospiti. Direi di andare, poi andiamo direttamente in pubblicità e poi vediamo se comincerò a leggere anche qualche sms che ci state inviando da casa. Andiamo con la seconda parte delle mondine, dove prima abbiamo raccontato il ristorante, ma a fianco alle mondine c'è un birrificio. Ebbene, ho incontrato assieme al nostro Paolo Bassi, Mastro Birraio. E allora, come promesso, entriamo nel birrificio qui a Fraforeano, dove c'è il Mastro Birraio De Candido, che andiamo a incontrare. In questo momento sta producendo della birra alla canapa. Ben ritrovato De Candido. Buongiorno. Allora, che cosa stiamo facendo in questo momento? Allora, adesso stiamo producendo una ale, che sarebbe una tipologia di birre ad alta fermentazione, con della canapa, che la canapa è la sorella del luppolo, quindi ha degli stessi oli, stesse particolarità, e quindi alla birra, oltre a dare l'amaro, dà una sfumatura di aromi e sapori che arricchiscono il prodotto finale. La canapa è stata messa in bollitura assieme al un po' di luppolo, però principalmente è stata messa canapa, ed è fatta come birra, una birra leggermente ambrata, che i malti un po' più scuri sono più amabili, danno un gusto molto più ricco rispetto ai malti molto chiari, quindi abbiamo cercato di fare una birra che sia gustosa sia come malto sia come amaricamento, che è fatto dal luppolo, ma in questo caso anche dalla canapa. Quindi... Senta, è più digeribile la birra fatta con il luppolo o con la canapa? Beh, come digeribilità è uguale, il discorso della digeribilità è dato dal lievito, l'importante è che la birra sia fermentata come la pizza, abbia un tempo di maturazione idoneo in maniera che dopo non sia pesante. E inoltre noi facciamo birre che non sono molto gasate, perché l'anidride carbonica gonfia la pancia e quindi ti dà questo senso di gonfiore, ed è meglio una birra poco gasata, poco, diciamo, carbonata. Quindi noi abbiamo la filosofia di fare birre con prodotti tradizionali, tra cui oltre alla canapa abbiamo usato la zucca, che avevamo fatto la festa di Bagnari Arsa e adesso a Venzone, birra alla castagna, che siamo adesso a Valle, che hanno fatto la festa della castagna, quindi abbiamo fatto per loro proprio una birra con la castagna, e adesso con la canapa, perché quando l'avevamo fatta aveva avuto molto successo. Diretta e c'era Lavello che doveva giustamente fare una piccola aggiunta rispetto alle associazioni che sono protagoniste, sono loro che organizzano, e grazie a loro che c'è questa festa. Se vogliamo menzionarle, Vanessa. Sì, giusto per completezza, volevo ricordare quelle che sono le associazioni, diciamo, di carattere sociale,
che sono presenti alla Fiera dei Santi. E cito così proprio il bigliettino per non dimenticare nessuno: abbiamo il gruppo della Caritas della Forania di Rivignano e Varmo, naturalmente per raccogliere fondi per il centro d'ascolto, poi abbiamo naturalmente la FIDS, cioè i donatori sezioni di Rivignano e di Teor, per promuovere giustamente la donazione del sangue. Poi abbiamo una ONLUS, il Cerchio della Vita, che si occupa nel nostro comune dei trasporti sociali, che promuove la ormai famosa lotteria di beneficenza dei Santi. E poi abbiamo numerose associazioni animaliste, la Lega Italiana per la Difesa del Cane, SAM e Luna ONLUS Protezione Animali, insieme per l'FBM Levrieri, e poi abbiamo ancora l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale della Protezione degli Animali, poi abbiamo una ONLUS, gli Amici per la Bolivia. Avremo durante la fiera due banchetti che raccoglieranno le firme, uno in supporto della ricerca sulla SLA e uno promosso dal gruppo di amici di Nadia Orlando contro il femminicidio. E poi ci sono i genitori, le mamme dei bambini della scuola di infanzia di Rivignano e Teor, che però avrete in seguito, che naturalmente spiegheranno le iniziative che faranno quest'anno. Ecco, hai nominato una malattia, un saluto a Stefano Marangone, Stefano, e alla sua signora, e giusto per anticipare, per chi sta arrivando a Rivignano, sape che c'è proprio vicino al luogo dove stiamo trasmettendo una pesca di beneficenza, dove si raccolgono fondi per l'asilo di Teor, dove i genitori di un bambino, di Massimo, che purtroppo è mancato a soli 5 anni a maggio, si sono fatti promotori, stanno facendo questa raccolta di fondi per realizzare un praticamente parco giochi per i piccoli, i compagni appunto di questo Massimo, che purtroppo se n'è andato via così presto, e quindi venite e acquistate i biglietti della pesca di beneficenza anche in quello stand. Mi scrivono: buonasera, mi chiamo Stefano Paron, sono il capogruppo degli Alpini di Rivignano Teor, volevo ricordare che in occasione della festa di Ogni Santi domani pomeriggio sarà visitabile il Museo degli Alpini, dedicato alle vicende belliche del secolo scorso. Grazie Paron, volentieri ne diamo notizia. E questa, vedete, è sempre quello che succede in questo momento all'esterno di questo capannone. Guardate quanta gente, è proprio un'immagine che rende proprio l'idea. Caro Rocco Burtone, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tu ci devi parlare, ovviamente, da buon cantautore, del Festival della Canzone Funebre, che lo senti particolarmente tuo. Sì, anche perché non sto molto bene, sono vecchio, quindi probabilmente devo fare in fretta. E volevo ricordare soltanto una cosa che secondo me è molto importante. Questo Festival mondiale della canzone funebre, che nasce quasi per gioco, oggi è diventata una manifestazione di cui parlano tutti, sia in Italia che all'estero. Volevo anche ricordare che il festival nasce goliardicamente, con amici che venivano sul palco, altri che magari si dimenticavano, insomma la cosa inizia molto giocosa, molto scherzosa, ma che con gli anni è diventato un festival di grande qualità come compositori, quindi come composizioni. I musicisti che parteciperanno quest'anno sono, noi non facciamo la gara quest'anno, la riprenderemo l'anno prossimo, e noi faremo una piccola rassegna di alcuni gruppi, i più importanti, che hanno partecipato negli anni passati, e approfittiamo per presentare un CD. Il CD che ha circa, non mi ricordo se 19 o 20 brani, che riassume questi anni di lavoro, questi anni di festival, e che, diciamo, ci sono quasi tutti, anche non proprio tutti, perché non, alcuni non hanno prodotto CD musicali, per cui non ci sono. Ecco Rocco, per ricordare, poi andiamo all'assessore, che ha un ruolo importante e che ha a che fare come altra realtà con il decreto Gabriele. Abbiamo visto delle strutture in pietra che di fatto ostruivano parzialmente il transito nella tranquillissima Rivignano, ma evidentemente il decreto vale per le piccole e grandi realtà. Ricordiamo a che ora le persone che vogliono assistere al festival devono al fluire. Festival, il festival comincia alle 20:45 naturalmente il 2 di novembre,
e non si sa che ora finirà. Si va ad libitum, perché i gruppi sono sei, abbiamo due ospiti, non stiamo a citarli che sarebbe troppa roba, quindi vi invito, venite, prendete posto, perché di solito insomma, bisogna un po' combattere per avere il posto. Naturalmente è gratuito, com'è tutte le manifestazioni della Festa dei Santi. Grazie Rocco Burtone. Dicevamo prima del decreto Gabrielli che fa impazzire, è proprio il caso di dirlo, Proloco e Comuni. C'è un discorso di costi, ma c'è purtroppo una sicurezza che va salvaguardata, e quindi caro assessore De Rea, assessore Bertoli, mi devi dire quali sono le misure. La gente non si deve spaventare, ma di fatto queste sono le regole. Allora, il decreto Gabrielli alla fin fine è un decreto fine a se stesso, alla fin fine, non voglio far polemica, però alla fin fine quello che noi a Revignano abbiamo adottato è la sicurezza di safety e security, come ha deciso appunto il capo della polizia. La safety, come gran parte delle persone possono intuire, è la parte diciamo organizzativa, e quindi nella parte organizzativa logicamente, oltre alle conformità delle strutture, degli impianti elettrici, degli impianti a gas e tutto, comunque pone delle regole forse ogni tanto anche troppo limitative per le situazioni tipo le Proloco, perché comunque è fatto da persone normali e quindi non dei professionisti. Per la parte invece security, il comune in questo caso, e quindi diciamo l'amministrazione comunale, cosa ha fatto? Ha creato dei sistemi di sicurezza interni. Dei sistemi di sicurezza interni sono quelli di protezione della viabilità, e quindi col posizionamento di New Jersey in calcestruzzo, e quindi delle vie di fuga e tutto quello che sono i passaggi, perché noi dovremmo anche controllare, diciamo, secondo il decreto, quello che sono i flussi delle persone che entrano e il flusso delle persone che escono. Siccome noi abbiamo una superficie, diciamo, dei festeggiamenti circa di una ventina di 20.000 metri quadri, dovremmo avere al massimo 13.000 e 200.000 persone in un giorno, che una media oraria di 1.000 persone, e tu puoi ben capire che è abbastanza difficile stare a contare le persone su sì, è impossibile, non impossibile, difficile. No? Quindi questo può valere bene su cosa? Sugli stadi, su ad esempio manifestazioni tipo, posso dirti, i concerti. In un Rivignano che ne conta 6.500 dal comune diventa difficile e anche costoso. Ecco, ti chiedo in 20 secondi le persone che arriveranno da oggi al 5 di... Sì. Novembre, cosa è meglio che facciano? Nel senso, allora, noi abbiamo predisposto i parcheggi esterni, quindi delle aree comunque di parcheggio esterno. Le persone possono entrare su 5 varchi, quindi via Umberto I, verso la piazza Primo Novembre, su via Dante, su via Leopardi, su via Cavour e su via Ottavo Bersaglieri. Perfetto, e vedete il numero 13.000, e vedete questa bambina in... proprio viaggia sulle spalle del proprio papà, veramente già stasera secondo me si superano abbondantemente le 13.000 persone. Un uomo degli occhiali fashion. Buonasera, sono sempre io, sì. Cosa ci fai qua? Praticamente sì, intanto sono molto felice di essere Rivignano e mi sento adottato da questo paese un po', per almeno fino a domenica. Dimmi cosa fai. Io sono praticamente... rappresento un po' gli artisti chiamati da Massimo Piton, che ha organizzato il tutto, e stasera sono qua e quindi dico a tutti: venite a vedere cosa abbiamo anche noi da dire qua dietro in piazza. Sì, abbiamo qui diciamo la mostra, siamo un po' di artisti, e ringrazio a questo proposito l'assessore qui alla verità Angelo, che mi ha fatto parcheggiare in sicurezza. In mi sicurezza. Sento sicuro stasera, sì, ho lui vicino, mi ha detto parcheggia lì, e quindi sono molto tranquillo. Perfetto. Comunque ringrazio ancora tutto il paese, tutti i ragazzi giovani che stanno veramente facendo bene, questi ragazzi sono il nostro futuro, quindi la festa è in mano a loro, grazie a loro. Grazie, facciamo un applauso a questo signore, che... futuro sono scusate, loro. Non... Allora, rapidi, in un minuto, se salgono, li abbiamo sentiti prima con i tamburi, io vado da questa parte e ci sarà un mini combattimento, voi arrivate da Assisi, stia pure comodo. No, mi spieghi cosa succede. Buonasera, io sono il segretario del gruppo storico Spadaccini di Assisi, ormai diversi anni che veniamo qui a Rivignano,
Adesso i due ragazzi fanno una piccola dimostrazione di spada a una mano e scudo. Prego. Come potete vedere, i colpi sono veri, vengono da diversi anni di allenamento, ci alleniamo 3 volte a settimana, è la nostra passione. Voi girate l'Italia? Sì, noi giriamo l'Italia, diverse piazze da nord a sud. E il nostro gruppo è formato non solo da spadaccini, ma gruppo tamburini, gruppo balestrieri e corteo storico con nobili. Siamo circa 45 persone, tutti con la stessa passione di stare insieme e di divertirci. Ma chissà, in questo momento è in vantaggio chi dei due? L'ha disarmato. Esatto. E senza protezioni. Che brutta scena. Scusi, è morto ormai. Vabbè. Come vi chiamate? Io Francesco. Cristian. Francesco, sai dove andiamo adesso? Dimmi. No, dove andiamo? Vieni con me. Vieni anche tu. Andiamo in... La pedana? No, è sempre la P, però sul la palco. La P. Dal pubblico. Il pubblico, bravissimo. Pubblico. No, pubblici. Pubblicità. Grazie caro, a tra poco. Te lo porto a casa, stasera ho voglia di cantare, di gare, di gridare e poi ricominciare. Diretta, sono sceso dal palco e vedete fa bene il nostro Paolo Bassi a stringere su le calzature di quella signora, perché a me piace scherzarci, ma era diventato quasi un tormentone gli stivali della Piantoni, e questa sera evidentemente quasi per una azione provocatoria si è messa un mocassino Bortone, sì, praticamente le ha grandi come Bortone, quindi non è chissà nei prossimi giorni se la Piantoni ci delizierà con questi stivali. Buonasera Piantoni, buonasera. E allora, prima di andare dalla Piantoni che ha delle cose da dirci, vorrei andare ormai possiamo definirlo Vito è il titolare, ma il figlio, i suoi figli sono sicuramente la garanzia che questa attività continuerà. E che cosa stai per introdurre appunto in questa verticale? Adesso mettiamo del gelato alla zucca, che ormai fa parte anche questo della tradizione dei Santi. Il gelato alla zucca saranno, non voglio esagerare, ma almeno 30 anni circa che lo facciamo. In questa occasione noi lo diamo in omaggio, quindi la gente che cammina in via Umberto I, abbiamo il gazebo, gelateria da Laura, questa sera c'è la degustazione. Quindi possiamo procedere, fra qualche minuto poi il gelato sarà pronto e verrà distribuito agli ospiti qui in sala. Caro Vito, dov'è Laura? Laura sta distribuendo il gelato gratuitamente, l'assaggio del gelato alla zucca. Ti ricordo che io ho 30 anni, essendo figli di contadini, i miei genitori, ho provato 35 anni fa a far cuocere la zucca in forno e mi è riuscito, e da quella volta ho sempre fatto il gelato. Adesso hanno copiato un po' tutti del gelato alla zucca, no? Però i primi siete stati voi, e ricordiamo che la gelateria da Laura è vicina al mondo delle scuole ed è vicina, lo faccio ancora, lo dico volentieri, all'iniziativa per i giochi, il trenino di Massimo, il bambino di 5 anni di Teor, che purtroppo è mancato a maggio, e anche questa realtà, e proprio si trova davanti alla pesca di beneficenza, supporta la causa, e quindi andate da Laura e sapete che di fatto aiuterete anche aiuterete anche questa iniziativa dedicata a questo piccolo che se n'è andato via. Io però vorrei fare un fuori programma e vorrei andare da questo gruppetto, loro non sanno che arriverò da loro. Venite un attimo così vi presentate, siamo in diretta, se vi girate da questa parte una deve parlare, sì, ma non è che
Guardate, la bambina è la più coraggiosa. Bambina, guarda, brava, vieni. No, sono scappato. A questo punto, signorina, buonasera. Grazie. Guardi là, da dove arrivate? Boh, un po' di tutto il mezzo, Codroipo. Lei da dove arriva? Dal Massons. Ma gli occhi sono naturali o sono OGM? No, non sono naturali. Fa un po' impressione, signorina. Venga un attimo con me che dobbiamo andare dalla Blave di Mortean. No, ma venga, ho una certa età, non riesco a deambulare da solo. Ma dai, tanto non succede niente. Siamo un gruppo, caro Edi Gomboso, buonasera. Lei sa chi è questo? No. Ecco, lui è il presidente della Blave di Mortean. Piacere. Grazie. Posso regalare un pacchetto di biscotti? Benissimo, che così vediamo, andiamo dalla signorina. È andata, caro Gomboso, ha paura? Allora, vieni un attimo. Ti ringrazio perché di solito questa è una rubrica che si svolge nei nostri studi di Via Nazionale, ma oggi l'esperimento sta andando benissimo e ti ringrazio per aver aderito. L'esordio la scorsa settimana, dobbiamo dire che cos'è Blave di Mortean? La Blave di Mortean rappresenta un paniere agroalimentare. Siamo partiti con la farina, una farina di buona qualità, però diciamo nel corso di questi 20 anni abbiamo introdotto tutta una serie di cereali importanti, dall'ordo al riso alle varie qualità di farina, e stasera appunto presentiamo anche con una farina particolare che è la farina grise, fatta di farina di mais e di grano saraceno, in una percentuale 10-15% grano saraceno, presentiamo anche un piatto molto interessante. Allora io chiedo a Irina, la Iri, perché ho chiesto il permesso la scorsa settimana in diretta, Iri Candotto, ciao. La ricetta della serata, che è già pronta e c'è stata, pensate, c'era una signora che aveva, non ce n'era abbastanza fuori da mangiare, si è, come un avvoltoio, ha prelevato un gnocco. Sì. Allora, questa sera... Lei mi confermi? Sì, confermo. Freddi, però... Sì, però assaggiati. Allora, questa sera facciamo gli gnocchi con la polenta grise. Quindi ci serve 300 g di farina grise, 100 g di farina di grano tenero, sempre a Blave di Mortean, una piccola verza, un 500 g di spinaci e dopodiché per il condimento andiamo ad avere un po' di burro, un po' di salvia e una manciata di farina gialla della Blave di Mortean. Allora noi prendiamo l'acqua da far bollire e cominciamo a fare la polenta con la farina grise dalle Blave di Mortean. Dopo 45 minuti più o meno che abbiamo cominciato a mettere la farina, abbiamo la polenta. La polenta la mettiamo a raffreddare e dopo con un mixer da cucina prendiamo la polenta, la farina di grano tenero, le spinaci e anche il formaggio grattugiato e andiamo a fare il composto per fare gli gnocchi. Dopodiché prendiamo ancora la verza e le spinaci e mettiamo a lessare in acqua salata. E dopodiché possiamo far lessare gli gnocchi nella stessa acqua. A questo punto scoliamo il tutto e prepariamo il piatto. In questo caso mettiamo lo gnocco con anche delle scaglie di formaggio montasio come condimento, il nostro burro fuso con la salvia e la manciata di farina di grano giallo e quindi il nostro piatto è pronto per essere gustato. Tutte le ricette, però, vorrei ricordare, le possono trovare i nostri telespettatori sul sito www.lablavedimortean.com. Fate un applauso a Irina Candotto, ha esordito stasera e la ringrazio e mi pare che ci siamo, caro Presidente, ci siamo. Come si chiamano i tuoi bambini? I miei bambini si chiamano Patrick, di 13 anni, Nicole, di 10 e Christopher, di 7. E il papà? E il papà David. Grazie, anche questo è lo scrigno, è famiglia. Grazie Presidente, noi ci vediamo martedì prossimo. Sì, alla prossima settimana. Anche perché la prossima parleremo di castagne e mi sa che Irina orienterà la sua ricetta proprio con le castagne. Grazie e buona serata. Io vado da questa parte, applaudite pure ragazzi, così io mi sposto. Credo che il gelato sia pronto, quasi. Cosa dici? Lancio un servizio? 45 minuti.
lancio un servizio e allora a proposito di gastronomia andiamo ad Aris, al Principato di Aris. C'è qualcosa di bello da vedere? Di gridare e poi ricominciare. Ci troviamo all'albergo ristorante Principato di Aris di Rivignano e siamo in compagnia della signora Tiziana, la titolare. Ma che cos'è il Principato? Il Principato di Aris ha una storia lunghissima, perché il nostro ambiente dà da bere e da mangiare alle persone dal 1413. E una volta in modo ovviamente un pochino più semplice, adesso cerchiamo di dare risalto anche a quelle che sono le iniziative locali, la cucina a chilometri zero, e diamo appunto anche la possibilità di dormire in una delle nostre 9 camere. Ecco, parliamo un secondo del menù che offre questo ristorante. Il mio socio è lo chef, si chiama Claudio Marson e noi da 15 anni gestiamo il Principato. Abbiamo anche un albergo a Bibione, però è aperto solamente d'estate, l'Hotel Alemagna. E qui abbiamo scelto di fare tutto in casa. Facciamo la pasta, il pane, i ravioli, i grissini, i dolci, sui quali siamo anche molto molto bravi, io sono la prima a confermarlo. E facciamo una cucina tipica friulana. In questo periodo ad esempio facciamo anche il cervo, facciamo il capriolo, facciamo l'oca, facciamo il masurina, ma facciamo anche cose un pochino più particolari. Un menù che va bene sia per un pranzo, per una cena di tutti i giorni, ma anche per occasioni importanti, perché qui organizzate anche matrimoni, lauree e tante altre feste. Sì, noi abbiamo una carrellata vastissima. Noi a pranzo, dal lunedì al venerdì, facciamo anche il menù operai a 11 euro. Si può mangiare anche alla carta, con un menù molto molto ricco. Abbiamo 4 menù degustazioni, una dozzina di antipasti, una dozzina di primi, una ventina di secondi, una ventina e dessert, e quindi siamo anche afferrati molto sulle feste di gruppo, quindi lauree, battesime, comunioni, cresime, e da una decina d'anni anche facciamo molti matrimoni. Li facciamo in modo particolare. Abbiamo la fortuna di essere ad Aris, un paesino meraviglioso dove scorre il fiume Stella, e li facciamo proprio in riva al fiume, perché la villa Otello, che si affaccia al fiume, è la villa dove i veri Giulietta e Romeo hanno passato la loro estate d'amore, e prendendo spunto appunto da questa storia, anzi la storia più importante d'amore al mondo, noi organizziamo direttamente là la cerimonia. Proprio ci si può sposare là, rito civile, e lì vicino c'è la chiesa, possiamo fare anche il rito religioso, si può mangiare là e poi ci si sposta nel nostro ristorante per poter mangiare. Abbiamo parlato dei matrimoni, ma ci sono anche tanti altri eventi, tante altre occasioni per venire qui. E mensilmente organizziamo diverse iniziative. E classiche, ormai consolidate da tantissimi anni, è la cena della costata, che tra l'altro la prossima la facciamo il 3 di novembre durante i Santi, e offriamo la nostra costata di manzo, una bella costatona di manzo irlandese a solamente 20 euro, e di quasi 8 etti con le patatine. E una volta al mese lo stesso facciamo la cena del risparmio, è una cena dove si può mangiare un menù completo da 20 o da 25 euro, comprensivo delle bevande e tutto. Poi facciamo una volta al mese nel periodo invernale, da ottobre fino a maggio, anche le cene con delitto. Abbiamo anche il menù dedicato al tartufo. Qui vicino c'è Mozzana, c'è il tartufo bianco, e noi abbiamo un menù che lo lasciamo qui per tutto un mese, con dei buonissimi piatti, solo con tartufo bianco di Mozzana, e a dei prezzi anche molto convenienti. Facciamo anche il 10 di novembre la cena del baccalà. Solitamente noi facciamo parte della confraternita friulana del baccalà, e una volta all'anno facciamo questa cena. È già quasi tutto full, mi pare che ci siano ancora un paio di tavoli e basta disponibili. Una cena a 35 euro, tutto incluso, compreso anche le bevande, no? Ma non solo questo, e facciamo anche per asporto se qualcuno desidera, oppure facciamo, abbiamo già organizzato anche il menù per Natale, per l'ultimo dell'anno. A Natale abbiamo un menù completo da 45 euro, mentre l'ultimo dell'anno da noi, da un po' di anni, facciamo alla carta normale. Cioè la gente non ha nessun vincolo, può spendere quello che desidera, non c'è nessun costo aggiuntivo, non c'è neanche la musica da questo punto di vista, no? In questi giorni siamo presenti a Rivignano per la Fiera dei Santi. Siamo presenti lungo la via principale di Rivignano, in fondo sulla destra dove c'era una volta il bar alle piramidi, dopo il bar da Pape. Abbiamo proprio uno spazio interno che, se dovesse fare freschetto, va meglio per tutti, nel senso che non siamo dentro i capannoni ma siamo al chiuso, e proponiamo un nostro menù bello vario. Abbiamo anche appena finito di fare San Simone a Codroipo, quindi siamo molto attivi. Abbiamo visto che partecipare a queste tradizioni popolari aiuta molto anche nel ricordare alle persone che il Principato di Aris vi aspetta. Di gridare e poi ricominciare. Da Rivignano, nell'ambito della Festa dei Santi, un saluto ai colleghi di Euronews, in particolare a Manuela
Bonelli, che ha raccolto la pubblicità proprio per questa diretta, e ovviamente a tutti i suoi colleghi, al direttore Vidussi. Qua ci siamo, il gelato è praticamente pronto, sta uscendo da questo macchinario. Vito, che ha quanti anni? Macchinario circa una settantina, gli anni 40. Questo macchinario qua l'ho ereditato da quando ho comprato la gelateria, ereditato dalle sorelle Nardini, che prima l'avevano aperta Fratelli Petraco nel 1946. Questa macchina qua era già lì quella volta. Allora, è uscito, adesso io lo provo, ma lo porterò al mio collega Paolo Bassi, ovviamente in un'altra coppetta, questo gelato alla zucca della gelateria da Laura. Vedete che è talmente consistente, anche questo segnale buono, cari, me lo porto così adesso nel servizio della azienda agricola Loner, lo degusto e lo portiamo anche alle prima fila, ci sono dei bambini che penso lo mangeranno. Lo mangiate un gelatino? Penso proprio di sì, guarda, ve lo porto io. Adesso andiamo, prego, adesso andiamo con il servizio, così ho il tempo tecnico di raggiungere nuovamente il palco. Marco Pasquariello assieme a Paolo Bassi ha visitato sì il ristorante Principato di Aris, ma ha visitato anche l'azienda agricola Loner. Per voi. Ci troviamo nell'azienda agricola Loner, siamo insieme a Carlo Loner, il titolare. Parliamo un po' della storia di questa azienda, che è una storia secolare. Questa è un'azienda che nasce in Alto Adige, diciamo nel 1907, ha avuto le sue varie evoluzioni, diciamo, ha passato due guerre, il nonno sia il papà sono riusciti a ritornare a casa, quindi hanno dato continuità, diciamo, al lavoro che aveva impostato il nonno. Nel 63 ci siamo spostati in Friuli, c'era questa parte di azienda dei Conti Otteglio che era in vendita e abbiamo acquisito, diciamo, ne abbiamo acquisito una parte. E, da lì è cominciato, cioè, si è continuato a fare frutticoltura, prima in forma convenzionale, poi nel 91 abbiamo fatto il primo passo passando dal convenzionale puro a una lotta integrata. Nel 2000 il grande passo poi che ci ha portato all'agricoltura biologica, diciamo, a questo nuovo sistema diciamo che sta diventando un'esigenza di mercato. Quindi questi sono stati in linea di massima i passaggi, diciamo, nella storia. E che varietà di mela producete? In questo momento le varietà, diciamo, si sono evolute, ecco, col passare del tempo. Siamo passati da una dominanza di Golden alla Gala negli anni 90, alla Fuji ultimamente, Gold Trust resistente, Pinova resistente alla ticchiolatura e basta, quelle, diciamo, sono le più importanti che ci sono in azienda. E se dovessimo fare una stima di quantità, invece, quanto producete? Ma produzione nel bio è un po' variabile, si va dai 3.000 ai 4.500 quintali. Ogni anno? Sì, sì, sì. Siamo all'interno del punto vendita dove non si trovano solo mele. No, non solo mele, perché è diventata un'esigenza del consumatore, diciamo, è un punto di riferimento, quindi commercializziamo anche dei prodotti di produttori terzi, sempre biologici. Oltre a questo abbiamo un ettaro quasi di orto che nella fase autunnale arricchisce, diciamo, l'offerta del punto vendita. Poi si può venire qui e ritirare, però c'è anche la possibilità di ricevere a casa tutte queste cose. Sì, esatto, esatto. Diciamo, c'è un sito che è www.melabio.it, è l'info che è @melabio.it, dove si può entrare in contatto con noi e richiedere qual è la disponibilità dei prodotti che ci sono in quel momento, o ci si iscrive semplicemente, arrivano le notizie direttamente a casa. E far l'ordine, e con un minimo di 20-25 euro di spesa noi le consegniamo in un raggio dove è già coperto, chiaramente, no, perché non è che andiamo a fare chilometri incredibili per fare una consegna, però le zone coperte, che sono comunque l'Alto Udine, la zona di Gorizia, Trieste, Monfalconese e qua intorno, insomma, le copriamo tranquillamente. Eccoci nuovamente in diretta, vi leggo ancora un messaggio. Buona serata, ciao Daniele, la Fiera dei Santi a Rivignano è sempre una bella manifestazione, l'abbiamo ribadito più volte, ciao da Monica Zinuti, che saluto.
Allora, il microfono è in mano alla Piantoni, che saluto, cara Angela, che è assessora alla cultura per il comune di Rivignano Teor, e ci parlerà di mostre, cultura e di scrittorium. Dobbiamo essere molto rapidi perché ho ancora delle persone da intervistare dopo di te. Facile fare l'assessore alla cultura a Rivignano o no? È facile perché le persone rispondono alle proposte che noi facciamo con grande entusiasmo. È piacevole e molto, molto stimolante. E in questi giorni abbiamo alcune proposte anche un po' diverse dal solito. Per quanto riguarda per esempio la mostra, quella permanente che durerà per tutta la durata della fiera, abbiamo una mostra di ceramica Racco in sala consiliare. E la mostra è curata dal signor Luciano Beltramini, che espone le sue opere, e ci sono esposte alcune opere anche di Paolo Gallici, che è un artista locale. E il signor Beltramini, che è di Pradamano, è uno dei pochissimi in regione che si occupano di ceramica Racco, che è una tecnica giapponese di realizzazione di ceramiche molto particolare legata alle tecniche zen. Senti Angela, ecco, grazie, proprio lo stavo chiedendo. Che impressione ti fa? Forse tu non riesci a vedere in questo momento le immagini che sta girando il nostro Tommaso Rabo, vedere la tua Rivignano così pacificamente invasa. Ma è sempre un grandissimo piacere. Devo dire la sincera verità, mentre preparavamo la fiera, Rivignano era già piena di gente. Già domenica scorsa c'era tantissima gente a Rivignano. Questo la dice decisamente lunga ed è sempre una grandissima soddisfazione vedere le persone così, così felici e che vengono volentieri. Insomma, siete bravi a creare aspettativa. Sì, sicuramente. Allora, io vado dopo Angela e la ringrazio. Vorrei andare da Elisa Mattaloni, che tra l'altro, grazie a Bortone e Burtone. Buonasera. Buonasera. Fra qualche giorno ci sarà una sfilata di moda da queste parti. Assolutamente, venerdì alle 9, proprio su questo palco, ci troveremo per il gran finale di Miss Excellence, uno dei nostri marchi più prestigiosi che abbiamo, dei nostri concorsi di bellezza, e verrà eletta appunto la nuova madrina, colei che rappresenterà il volto dell'agenzia, ma anche colei che il prossimo giugno partirà per la finale nazionale di Miss Mondo. Ecco, il vostro è un marchio che porta bene? Diciamo di sì, perché Chiara D'Avanzo, Miss Excellence 2016, è arrivata anche tra le prime 15, quasi 10 ragazze più belle d'Italia alla finale nazionale di Miss Mondo. Quindi direi che le nostre ragazze sono belle, ha portato fortuna e auguriamo alla prossima tanto successo. Ecco, dovremmo avere anche probabilmente delle immagini che fanno riferimento alle passate edizioni, ma quanto pesa essere belli? Conta, ma non conta solo la bellezza. Una cosa importante che noi ci teniamo quando le ragazze sono su questo palco è che mostrino la loro personalità. Cosa importante perché quando si arriva poi a livelli nazionali, se non si tira fuori la personalità, la grinta, il talento, sia esso di presentare, ballare, cantare, recitare, non si ha la possibilità ovviamente di far strada. Queste sono selezioni della nostra agenzia che si sono svolte nel corso degli anni dei vari concorsi, appunto da Miss Mondo e Miss Excellence, che sono i due marchi principali che gestiamo. Grazie, quindi ricordiamo l'appuntamento? Venerdì 3 novembre alle 9, proprio qui su questo palco alle in piazza Rivignano. Alle 21, sì. A fianco a te chi c'è? A fianco a me chi c'è? Lei è una scrittrice di un libro fotografico di cui io ammiro molto il fotografo e ho letto anche qualche stralcio del libro, quindi complimenti. Buonasera, lei si chiama? Buonasera, io sono Tatiana Dereani e ho scritto insieme a Barbara Bacchetti il libro A Gane Fate d'Acqua, leggende tramite realtà, e abbiamo le fotografie del fotografo Lido Turco. Il libro che riguarda appunto le tradizioni e le leggende friulane, riguarda il tessuto delle leggende friulane che appartiene anche a quello che è il resto d'Italia e Nord Europa. Sono delle figure femminili antiche, dei saperi ancestrali
che abitano, sono viste soprattutto vicino all'acqua, vicino alle grotte, nelle risorgive, qua sul fiume Stella. Beh, qui dovrebbero essere di casa le agane, no? Qui sì, sì, sono, ci sono delle leggende che le collocano proprio, le vedono come lavandaie che lavano dei panni bianchi ai fiumi, oppure come questa sera le si vede che escono dal fiume Stella in occasione della festa per poter riportare ordine nella vita delle persone, insomma. Voi avete in mente qualche altra opera o? No, beh, in questo momento c'è questo libro qui, appunto, è uscito recentemente e all'interno di questo libro invece è la mia parte, riguarda un progetto turistico che si chiama Agani Spiritual Experience, con marchio registrato a Camera di Commercio, che è la realizzazione di un portale, di un sito che funge da network tra istituzioni, associazioni, liberi professionisti, che proprio va attraverso questa figura a richiamare quello che è per valorizzare il territorio. Ecco, credo che chi vuole gustarsi Rivignano potrebbe prendersi una stanza d'albergo o un bed and breakfast, arrivare oggi e andare a casa il 5, penso che non ha di che annoiarsi. Grazie Dereani. Grazie a voi. Cognome Carnico. Dereani, sì, Carnico. Paolaro. Paolaro. Lei sa che io sono un appassionato di cognomi e voglio salutare Massimo Radina, adesso guarda, Val di Incaroio, giusto? Sì. Che è il nostro collega che cura i dilettanti e da qualche settimana anche un po' la parte dell'Udinese assieme alla collega Francesca Spangaro. Grazie Dereani. Grazie a voi. Senza R, no? Che lei è? Dereani. 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 Grazie. Allora vado da questo signore che ha una faccia da poeta, mi sbaglio? No. Non sono un poeta. Lei cosa fa nella vita? Io lavoro nell'ente pubblico. E lei è seduto lì, ma lei fa il pubblico o è per parlare di qualche cosa di interessante? C'è qualcosa da dire? Mi Venga. Ha chiesto di dove dire. Cosa fa nella vita lei? Mi occupo anche di volontariato e sono uno dei volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Udine, che ha una sede anche alla Tisana. Ho capito. E ci occupiamo di donne in difficoltà, donne che si trovano un po' nell'impasse. Oddio, cosa faccio per una gravidanza indesiderata, inaspettata o una gravidanza difficile? Aiutiamo queste donne a portare avanti questo percorso e diamo gli aiuti che servono, che a volte sono aiuti materiali, aiuti economici, ma soprattutto sono aiuti di tipo morale, di vicinanza, affinché la donna non si senta sola in questa... Lei si chiama? Gianmarco Campeotti. Ecco, c'è un concerto di beneficenza. Sì, Half Past Nine è un gruppo che fa cover, quindi fa canzoni di altri, e ha dato disponibilità a fare un concerto gratuito sabato sera, qui, nella Fiera dei Santi, dicendo, ok, facciamo un concerto, però lo vogliamo farlo per una causa buona, per dare un aiuto a una realtà di volontariato. E abbiamo così concordato che il ricavato di questo concerto, quindi sarà un'offerta libera ovviamente, verrà dato al Centro Aiuto alla Vita per aiutare la nostra attività. Concerto che si svolge? Sabato. Dove? Qui. Qua dentro? In questo posto qua, vero Angela? Il concerto è qui, in questo posto qua. Si svolgerà Perfetto. Qui, sabato. In questa piazza. Grazie, andiamo veloci, vorrei andare un attimo da Fabrizio Mattiussi, vieni Fabrizio così ci vediamo meglio, vice sindaco di Rivignano Teor, la fusione va avanti, procede, si consolida? Procede come una macchina di Formula 1, praticamente si è rivelata una buona iniziativa in anticipo con i tempi che stiamo vivendo di come viene gestita la cosa pubblica. Ecco, senti, Teor come è presente alla festa dei Santi di Rivignano? Con tutte le associazioni locali, sono frutto di un'amalgama di tutte le genti delle nostre frazioni, per cui ogni chiosco ha gente delle frazioni dell'ex comune di Teor e così via. Cioè, noi siamo stati fortunati nel nostro processo di fusione perché il territorio era già fuso, le associazioni forse erano il primo elemento di fusione a livello locale, basilare. Da lì poi è partita da un intuito degli amministratori, degli ultimi due sindaci dei comuni di Rivignano e Teor, di mettere assieme anche l'aspetto amministrativo, con ottimi, se non direi, stupendi risultati. Senti, c'è rivalità fra Rivignano e Teor o ve le siete lasciate alle spalle? Assolutamente no, no, non c'è né adesso e non lo era neanche nei 10, 20 e 30 anni fa. E faccio solo per fare un esempio, già dagli anni 70 credo che fossero i primi due comuni a avere una convenzione per gestire insieme i servizi amministrativi. Grazie a Fabrizio Mattiussi, vediamo se Paolo mi fa un cenno, se devo lanciare la pausa pubblicitaria, altrimenti procedo, vado avanti con Elisa Zatt.
tutti. Vieni Elisa, che scende dalla tribunetta. Allora Elisa, ci siamo visti prima nella finestra aperta nel nostro telegiornale per lanciare questa diretta. Diciamo che l'esperimento è andato bene. Io è andato sono bene. Felice. Sì. Quindi Rivignano ha risposto alla grande, un certo Massimo Tonizzo, ovvero sia il tuo maritino fresco fresco. Che gentile, questo è interessante. È vero? È proprio. Splendido. Allora, dobbiamo lanciare la pubblicità, carissima. Lanciala in rivignanese. Cioè, io che non parlo friulano? Appunto, improvvisa, cara. Beh, cumò è la pubblicità. Cioè, no, oscena, vabbè. A tra poco, mandi. Dare di gridare e poi ricominciare quello che resta da dire. Dare di gridare e poi ricominciare quello che resta da dire. Te lo porto a casa. Eccoci con l'ultima parte dello scrigno in diretta eccezionalmente da Rivignano, ma dobbiamo dire proprio il caso, ne valsa la è pena. Voglio ringraziare, lo faccio sempre, i miei colleghi Paolo Bassi, Tommaso Ravo, che Paolo Bassi è qui all'interno, Tommaso Ravo è in esterna con le immagini. Un saluto al nostro Pierangelo Butazzoni alla regia. Ci scrivono buona festa di Halloween a tutti, ma domani ricordiamoci di dire una preghiera per i nostri cari. Ce lo scrive Luciano e Anto. Allora, la buona Piantoni doveva dire ancora qualche cosina, abbiamo ancora 5 minuti e mezzo, Angela. Sì, sarò velocissima, volevo riassumere un attimo gli eventi culturali di cui non abbiamo parlato. Abbiamo una mostra dedicata al buon Luciano Lunazzi, che ci ha lasciato recentemente, e ricordo che lui è sempre stato presente alla nostra fiera, c'è stata una mostra sua anche 3 anni fa, e che, come Rocco mi ricordava l'altro giorno, la prima edizione del festival, credo, e lui aveva preparato il premio per il vincitore, per cui ci piace ricordarlo durante la fiera di quest'anno. E poi voglio ricordare che sia domani per tutta la giornata, sia il 5 domenica, che sarà una giornata dedicata ai bambini e ai laboratori, e sarà presente Scriptorium for Iuliense qui in piazza con la dimostrazione del Opificio Unlibrorum, e domenica con dei laboratori per i bambini. E ancora una cosa, volevo dire che praticamente la domenica, sempre in contemporanea per i laboratori per i bambini, sarà possibile effettuare dei giri gratuiti sui pony presso il parco dietro la scuola dell'infanzia. Grazie. Grazie Piantoni. Io vorrei andare, abbiamo citato prima, venga un attimo, l'iniziativa per il bambino di appunto di Teor, l'iniziativa che viene ancora una volta ricordata da questo genitore, questa mamma, che tra l'altro anche lei ha un bambino, una bimba, che si chiama Alma. Allora, dobbiamo dire che cosa state facendo come gruppo genitori proprio al nostro fianco. Allora, noi siamo un gruppo di genitori della scuola dell'infanzia di Teor, ci chiamiamo la Bottega dell'IFAMEIS e collaboriamo in parte attiva tutto l'anno con delle iniziative per, insomma, fare delle cosette carine per la nostra scuola. Quest'anno abbiamo pensato di organizzare una lotteria e il devoluto sarà utilizzato per concludere un progetto che è già stato iniziato un po' di tempo fa, e praticamente finire questo gioco, questo trenino del giardino. Questo è il nostro obiettivo. Ecco, questa vuole essere, è giusto fare le preghiere, ma tante volte anche le buone azioni sono meglio delle preghiere, quindi con questo pensiero a questo bambino che se n'è andato qualche mese fa, e un abbraccio ai suoi genitori. Grazie. Facciamo un applauso a questo gruppo, che vuole essere un sostegno anche a questi genitori che hanno perso il loro figlio. Vorrei andare da questo signore che arriva da, vieni Muzzana, del Tugnano. E cosa ci fa? Non c'è mica il tartufo bianco a Rivignano? No, è rimasta Muzzana ancora. Io sono un componente dei Luna un Quarto, il gruppo musicale che parteciperà a questa interessantissima fiera di Rivignano. Domenica 5 novembre alle ore 18, sopra questo palco, faremo un recital dedicato al ciclismo,
che si chiama Con tutta la ruota davanti, assieme al poeta Maurizio Mattiuzza e all'attrice Carlotta Del Bianco, che verranno accompagnati dai nostri strumenti in un percorso emotivo, sembra quasi di pedalare su una bicicletta immaginaria, e raccontiamo un po' del Giro d'Italia e delle varie vicende che sono successe sul nostro territorio. Ecco, approfitto dell'occasione per dirvi che il campanile della domenica racconterà molto volentieri la festa dalla Trifule a Muzzana del Turniano, e quindi ci saremo anche quest'anno, ci stiamo già organizzando. Grazie all'amico di Muzzana. Allora, guardateli, fanno quasi tenerezza, si sono uniti in matrimonio quando? Il 5 agosto. Guarda, è una cosa vera, cioè, stiamo raccontando delle cose vere. Caro direttore artistico della Fiera dei Santi, Massimo Tonizzo, intanto grazie anche a nome dei miei colleghi, perché dici Tonizzo e stai tranquillo. E come sta andando? Adesso abbiamo visto più volte le immagini in esterna. Avete lavorato tutta la notte, anche nell'ultima notte, ma ne vale veramente la pena. Beh sì, qui il pubblico arrivignano ci dà sempre grosse soddisfazioni, quindi in realtà siamo già praticamente con le pile scariche, ed è il primo giorno, però poi quando esci da questo tendone e vedi la folla che partecipa alle nostre iniziative, tutta la stanchezza passa, e quindi penso che quest'anno faremo 6 giorni di fiera assolutamente alla grande. Mi sembra che le previsioni del tempo, tra l'altro, facciamo gli scongiuri, ci danno il sole, quindi veramente penso che sarà un'edizione molto molto interessante. Senti, un minuto e mezzo, 3 buoni motivi per venire a Rivignano da oggi fino al 5 di novembre. Allora, i motivi sono l'innovazione di questa festa, una festa che si rinnova tutti gli anni, e per chi fa questi eventi capisce molto bene che non è facile innovarsi, non è facile trovare ogni anno qualcosa di nuovo da inserire all'interno della manifestazione, che comunque è già così ben collaudata. Il mangiare e il bere: qui a Rivignano ci sono esattamente 30 chioschi che danno da mangiare e da bere, e sono tutti chioschi realizzati da associazioni e ristoranti di Rivignano, quindi è l'unica fiera in Friuli dove nessun ristoratore o associazione o commerciante al di fuori del comune può venire qui a fare somministrazione. Questa è una scelta che l'amministrazione ha fatto tanti anni fa, è stata una mossa vincente, perché questo ci ha permesso di coinvolgere tutto il paese in questa manifestazione, e quindi venite a Rivignano e guardate com'è ordinata, elegante e accogliente questo paese durante questi giorni. Ecco, adesso che cosa succede? Noi chiudiamo la diretta, fra poco? Tra poco sarà il momento culmine di questa serata, chiaramente. Dopo anni che dal campanile non scendeva più nulla, tu sai qualcosa perché ci conosci da parecchio, quest'anno faremo scendere, lo possiamo ormai dire perché l'abbiamo già detto, l'Aquila. Ma non incendieremo l'Aquila come qualcuno ha scritto sui social in questa settimana, sarà un'Aquila illuminata, un'Aquila che darà un buon auspicio, e poi l'Aquila darà il via a una battaglia di fuochi artificiali sui cieli di Rivignano, a ringraziare tutto il pubblico che oggi è venuto qui presente e numeroso a questa festa. Grazie, avrò il piacere di presentare questi momenti e avremo anche delle immagini che domani sera vi offriremo, e questo è il campanile da dove scenderà e sarà illuminata e non incendiata l'Aquila del Friuli. Ecco, quindi domani nel nostro telegiornale saremo regolarmente in onda anche nella giornata di ogni Santi, quindi garantiremo l'informazione anche domani. Quindi grazie a Massimo Tonizzo, grazie a Elisa Zatti e grazie a tutti voi. Fatevi un applauso. Grazie Paolo Bassi, grazie Tommaso Ravo, buonanotte a Pierangelo Butazzoni, e noi continuiamo a raccontare questa splendida notte da Rivignano. Buonanotte e arrivederci.